Dopo la finale persa nella nona edizione, sei riuscito a fare doppio bottino quest'anno. Hai vinto sia il campionato di Minor League che la palma di miglior giocatore. Quanto ci tenevi a vincere questi titoli? Ma guarda, sinceramente la Minor League è un obiettivo importante, però anche quella di miglior giocatore. Però l'obiettivo primario rimane sempre la Serie A, che comunque perdere una finale ai rigori fa sempre male, soprattutto per come è stata persa. Niente, sono contento di questi due premi, spero che ci divertiremo quest'anno in Serie B e speriamo di vincere il campionato di Serie A. La vittoria dei Lacedemoni è l'emblema di come per vincere il torneo calciotto non basta nei grandi giocatori, ma è importante creare un gruppo unito e affiatato. Puoi raccontarci un aneddoto particolare dei mesi trascorsi tra voi Lacedemoni? Niente, abbiamo un allenatore che è Tony Manzo, e penso che tutti lo conoscete. Ho messo su un bel gruppo, sabato sera comandava lui della birra e siamo sempre usciti tutti insieme, siamo sempre divertiti tutti insieme e in mezzo al campo abbiamo dimostrato quello che vale a. Dimostrazione che non servono sempre i campioni, ma serve un bel gruppo. Quest'anno giocherai la Master League nel Casal Posillipo, il team di Emanuele Pastore, la Minor League nell'Olympique Tutto Fort e la Junior nella Deeper Pussy. Credi che sarà difficile per te rendere in tutte e tre le categorie? Ma guarda, come ho già detto prima, in Serie B pensiamo solo a divertirci. Quindi lascio la Coppa a Pipolo e Borrelli. L'anno scorso purtroppo l'hanno guardata solo da lontano. Io no. Chi è? Vabbè, ma sta qua, ce la vuoi. In Serie A vogliamo prenderci una rivincita perché il Casale l'anno scorso in finale ha avuto una brutta esperienza, quindi vogliamo prenderci una rivincita e vogliamo cercare di vincere il campionato. In Serie C darò solo una mano, farò l'allenatore, quando ci sarà la possibilità giocherò. Fai parte anche della rosa della SD Arend. Come vedi questo progetto appena nato e quali soddisfazioni potrete prendervi nella terza categoria? Guarda che io penso che per la terza categoria siamo una squadra abbastanza forte, anzi secondo me siamo la più forte, a detta di tutti, di allenatori, esperti. C'è da dire che Zungri, e questo si deve dire, non voleva che la squadra nascesse. E siamo stati a carbone a insistere e a lavorare duro tutta l'estate mentre lui era a fare altre cose. Niente, noi penso che non chiediamo niente di più, cioè non chiediamo niente di meglio di vincere il campionato. Non pretendiamo troppo, anche perché le possibilità le abbiamo. Secondo me le vinceremo e faremo bene. Grazie. Danilo, quest'anno l'organizzazione ha deciso di consegnare una targhetta riconoscitiva anche a coloro che per tutta la durata degli ultimi due tornei si sono dati da fare per l'ottima riuscita dello stesso. Cosa vuoi dire a coloro che hanno avuto un così sentito pensiero per te? Io vorrei sicuramente ringraziare i ragazzi del torneo calciotto perché, come ho detto ad Andrea, la cosa più importante è far sentire tutti quanti a casa. Ed era quasi una gioia, un piacere andare ogni giorno al torneo e io andavo a fare semplicemente delle pagelle e però era divertente essere lì per un'ora, per due ore, si stava in compagnia ed è sicuramente la cosa più bella per far riuscire bene un torneo di calcio che crea tanto agonismo, però se invece il clima è disteso e le persone per quanto non si possano voler bene ma almeno si rispettano, il torneo può riuscire bene, quindi anche chi va come me a fare delle pagelle può stare bene. Vista la tua grande assiduità sui campi e la tua serietà, sei stato promosso responsabile pagellisti. Puoi spiegarci in breve in che cosa consiste il lavoro di pagellista? Beh, sicuramente quest'anno c'è a parte un guadagno maggiore, però insomma bisognerà trovare i pagellisti che si recheranno ad ogni partita e la difficoltà maggiore sarà, visto che quest'anno Andrea ha fondato questo gruppo dell'Arend e quindi chiaramente le partite sono aumentate, bisognerà trovare subito i pagellisti che possono andare a coprire contemporaneamente partite in orari e in campi diversi e quindi il mio compito sarà quello per l'appunto di trovare tutti i ragazzi disponibili. Grazie. Grazie. Giuseppe, hai vinto il primo pallone d'oro organizzato dal torneo calciotto. Questo vuol dire che gran parte dei capitani e delle persone chiamate a votare nella scorsa edizione vedono in te la massima espressione del gioco del calcio a 8.
Credi che sia un premio meritato vista la stagione appena conclusa? Beh, credo, visto che mi hanno guardato, credo di meritarlo, anche perché forse ho dimostrato qualcosa sui campi, anche se sono tornato di calcio 8 fra amici, però credo di aver dimostrato di saper giocare a calcio. Per questo credo che mi hanno votato, non solo per amicizia. C'è stato un gran parlare di te durante la sessione estiva del calcio americano. Puoi dirci chi sei giudicato per la prossima stagione le tue prestazioni e quali sono per gli obiettivi per l'anno che verrà? Sì, c'è stato il calciomercato estivo che mi vedeva con l'albiceleste, solo che io rimango con Mister Davidone e i Los Perequitos, visto che sto già da 3 anni con loro e quindi credo che andrò con loro, perché per me è importante divertirmi, non solo vincere. Ora una domanda cattiva. È da 4 anni che infiamma il dibattito mai concluso su Giuseppe Sorrentino e Mario Marotta. Chi tra voi due fa la differenza sui campetti del millennio? Questo lo dovrebbero dire gli altri. Comunque io dico che 3 anni vinco il mio giocatore e lui vince i tornei, quindi non so, vedete voi. Grazie. Prego.